Siamo ancora formalmente, siamo formalmente nel Consiglio Sospeso, quindi dopo invece questo che leggerò, appena leggiamo il Consiglio lo votiamo anche, prima di parlare di questa spiegazione tecnica. Intanto vi ringrazio, abbiamo ascoltato con attenzione anche i contenuti del documento che fanno un po' la cronistoria e che richiamano anche le ultime azioni che ho cercato di spiegare. Dell'azione che l'amministrazione comunale, in primis la regione, ha sollecitato sul distacco dell'energia per motivi di sicurezza del sito, come cercavo di spiegare anche ai rappresentanti dei lavoratori. Nell'incontro che abbiamo fatto anche insieme ai capigruppo abbiamo individuato questo documento, avvertendo già la regione dell'arrivo del documento stesso in forma ufficiale, appena trascritto, appena approvato dal Consiglio Comunale, che vi vado a leggere. Visto il notarsi della situazione di stallo e di incertezza con pesante danno a carico dei lavoratori diretti e indiretti del sito SGL del Petrocarbonio e delle ripercussioni negative socio-economiche che si stanno riversando sul territorio cittadino ed in continuità con le azioni intraprese a tutela delle condizioni minime di sicurezza dello stabilimento dalmese, si chiede un urgente ed immediato incontro con i rappresentanti tecnici ed istituzionali della Regione Umbria. Si chiede inoltre di anticipare l'incontro previsto dalla procedura amministrativa di licenziamento collettivo dei lavoratori 223/91 di riferimento ad oggi fissata al 30 maggio. Il Consiglio Comunale di Narni, sostenendo queste richieste, si considera mobilitato da oggi, dimenticato, aggiungiamo, nel sostegno e nella difesa dell'economia cittadina e dell'avvertenza in atto, riservandosi azioni che possono supportare. Tutto ciò al fine di rimettere decisamente al centro dell'agenda e dell'azione istituzionale della Regione Umbria il tema del futuro del sito produttivo narnese. Io ho già avvertito gli organismi della Regione dell'arrivo di questa richiesta e ho dato come tempo per fare questo incontro con la Regione questo fine settimana, ovviamente mettendo a disposizione la mia agenda, che a questo punto si libera degli impegni che ho già preso, che è a disposizione loro per individuare quando fare questo incontro, alla quale ovviamente chiederemo la partecipazione delle organizzazioni sindacali dal punto di vista formale. Questo è il documento che abbiamo concertato, condiviso con i lavoratori, condividendo e, come si dice, sostenendo la preoccupazione su questa indeterminatezza del futuro della fabbrica, che ad oggi ha tutte ancora le caratteristiche di sopravvivenza, qualora si chiude il prima possibile questa fase di incertezza e di indeterminatezza e ci si possa aprire al mercato con le soluzioni che il mercato, speriamo, verrà a rappresentarci.